Il più cordiale saluto da ETG Edizione Marchigiana del nostro notiziario che ricordo va in onda anche in questa domenica in contemporanea sulle frequenze di ETV, canale 12 in streaming, sul nostro sito orainquadrato etvmarche.it ma anche sulla nostra app scaricabile gratuitamente per smartphone e tablet ETV Marche. Apriamo questa edizione con il ricordo. Ieri 8 anni dalle scosse del 26 di ottobre, il pensiero da Pieve Torina nel servizio. Succedeva a Visso 8 anni fa in una serata tra polvere e pioggia. Erano le scosse del 26 ottobre, preludio di quella record 6.5 del 30 ottobre che fece allargare il cratere a 4 regioni, Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio, coinvolgendo 138 comuni. I più colpiti in quel round i comuni dell'Alto Nera, Visso, Ussita, Castel Sant'Angelo sul Nera, Muccia, Camerino, Pieve Torina. La ricostruzione accelera, dice il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, che parla di 1 miliardo all'anno erogato dall'Ufficio Speciale della Ricostruzione. Tanto ancora da fare. 8 anni dagli eventi sismici, tanto tempo perso e oggi una luce in fondo al tunnel. Pieve Torina è un po' il faro di quel cratere ristretto della ricostruzione e quindi non posso che essere soddisfatto per i tanti cantieri avviati, per le tante gru. Abbiamo proposto un servizio legale in funzione dei cittadini, questa è la novità dell'ultima riunione che ho fatto 20 giorni fa in un palazzetto gremito, dove aiutiamo i proprietari delle abitazioni a venire fuori da tutte le varie problematiche, i meandri della ricostruzione. Stiamo adottando l'ordinanza relativa alla sostituzione per quanto riguarda gli aggregati nelle frazioni più colpite. Questo perché è inaccettabile che dopo 8 anni non ci siano ancora progetti presentati. E quindi questo ed altri, come il tema del super bonus, debbono essere attenzionati a livello centrale. Ovviamente il cambio di passo, io verrò ad un'inaugurazione lì a Pieve Torina della nuova caserma dei carabinieri e carabinieri forestali, in 1 anno e 4 mesi è stata realizzata, sono circa 900 metri quadri e quindi lo Stato quando decide di fare le cose, quando c'è sinergia istituzionale, riesce a farle anche in tempi veramente celeri. Parliamo ora della manifestazione a Falconara in 5.000 per un appello. Fermiamo il disastro ambientale. Hanno sfilato in 5.000 per le principali vie del centro di Falconara il grido di fermiamo il disastro ambientale. Il corteo organizzato dai comitati cittadini Malaria, Onda Verde, Laboratorio Falca, Trazze per il Clima, Fuori dal Fossile, ha ribadito la richiesta di dismissioni della raffineria API e la bonifica del territorio. Una manifestazione che si apre sulla scia delle ultime segnalazioni arrivate non solo da cittadini del comune di Falconara, ma anche dai comuni limitrofi di Montemarciano e Ancona per cattivi odori, per lo più di gas e idrocarburi, iniziati sotto le feste di Natale. Una problematica con cui la cittadinanza convive da anni e di cui si è interessata anche la magistratura con l'indagine Oro Nero a seguito dell'incidente avvenuto l'11 aprile 2018 sul tetto del serbatoio TK61. 18 le persone indagate, oltre alla stessa raffineria, per cui la procura ha chiesto il rinvio a giudizio. Tra i reati contestati a vario titolo, disastro ambientale, gestione illecita di ingenti quantitativi di rifiuti speciali, getto pericoloso di cose e lesioni personali. Il processo è ancora in fase di udienza preliminare. Se questi impianti non sono più in grado di andare avanti nel rispetto del territorio, serve perlomeno subito una fermata temporanea che chiediamo alla magistratura con la possibilità di sequestro senza facoltà d'uso, che chiediamo ai sindaci con una fermata temporanea, che chiediamo a tutte le istituzioni. In prospettiva futura serve una progressiva dismissione di questi impianti. Una manifestazione sentita, tanta la cittadinanza in piazza qui oggi per un problema che
si ripresenta anche negli ultimi giorni, no? Lo slogan di questa manifestazione è fermiamo il disastro ambientale. Disastro ambientale significa che tutti devono avere consapevolezza di che cosa riguarda. Riguarda il suolo, il sottosuolo, le acque di falda e le acque marine. E c'è da capire che dobbiamo andare oltre questa condizione di disastro ambientale, che non è affrontare con i monitoraggi le esalazioni, perché le esalazioni nel caso sono un effetto, ma non sono la causa. Noi abbiamo bisogno di rimuovere le cause. Noi per il clima fuori dal fossile siamo di molti territori, stiamo lavorando insieme perché questo problema che avete qui, che hanno qui a Falconara, c'è in quasi tutta quanta Italia. Ci sono persone a Napoli, in tanti posti, la Terra dei Fuochi, a Taranto, che muore, non è che fa discorsi e chiacchiere, muore. E noi non possiamo aspettare 30 anni, no, per qualche cosa che deve essere fatto subito. Ora una notizia che trovate sul nostro sito etvmarche.it, il caso Moncaro che abbiamo seguito da mesi ormai, 38 milioni e mezzo di debiti, il Tribunale di Ancona apre alla liquidazione giudiziale. Il Tribunale di Ancona dunque ha dichiarato con sentenza 95-24 aperta la liquidazione giudiziale delle Terre Cortesi Moncaro, società cooperativa agricola con sede a Montecarotto. Nella stessa sentenza sono stati nominati, si legge nel dispositivo, quale giudice delegato Giuliana Filippello e quali curatori giudiziali Fabio Pettinato, Marcello Pollio e Salvatore Sanzo, che hanno accettato l'incarico. Autorizzato l'esercizio provvisorio, l'azienda, come detto, ha accumulato debiti per 38 milioni e mezzo di euro, inclusi 19 milioni e mezzo verso le banche, 7 milioni e 8 verso i fornitori, 2 milioni e 4 verso i soci. Andiamo ora a parlare di una struttura che rischia di rimanere incompiuta nel cuore di Ancona. Parliamo dell'ex Stracca. Lo spettro dell'incompiuta cala sul cantiere dell'ex istituto Stracca in via Curtatoni. Con la decisione del governo di non prorogare il sisma bonus in scadenza il 31 dicembre, il costruttore ha fermato i lavori perché senza le detrazioni fiscali il progetto impostato sui contributi statali non può andare avanti. 58 gli appartamenti presenti, di cui più della metà, 34, già venduti. A determinare l'impasse pare abbiano contribuito anche i tempi di rilascio delle autorizzazioni necessarie a costruire, troppo lunghi per poter restare nei tempi che prevedevano la consegna delle abitazioni ancora inesistenti proprio nel 2023. Da una parte dunque le difficoltà del costruttore, dall'altro l'enorme disagio che si andrebbe a creare per gli inquirenti delle nuove abitazioni appesi alla polizza fideiussoria, che permetterebbe il recupero, se non di tutto, almeno di parte degli anticipi. Ci stiamo, diciamo, relazionando con quella che è la proprietà e con l'impresa, che è in gravissime difficoltà. E questo può creare un vulnus non solo alla fisionomia, alla morfologia urbana, ma anche ai tanti risparmiatori che hanno investito risorse importanti. E questo la vediamo con grande preoccupazione. Siamo costantemente in contatto con le famiglie, con coloro che hanno investito e con l'impresa, per cercare di capire se veramente è all'ultima battuta e quale piano di salvataggio l'impresa sta provando a portare a termine. Diciamo che la situazione è estremamente rischiosa e pericolosa. Il destino dell'ex Stracca incide inoltre sul futuro cantiere per la nuova sede dell'INAIL Marche all'ex Ipsia, praticamente accanto all'incompiuta. Ma la città di Ancona non è nuova a storie simili, anzi la storia dell'ex Stracca richiama alla memoria un altro cantiere, quello dell'ex ospedale Umberto I. La parte dedicata al quartiere residenziale, dopo il fallimento della ditta che doveva realizzare i lavori, andrà all'asta il prossimo 28 ottobre. Si parte da una base di circa 27 milioni e mezzo di euro per un lotto unico di oltre 26.000 metri quadrati. Si apre invece una nuova partita per l'ex cinema Enel, venduto alla Nona Asta, una società del territorio che si occupa di costruzione edilizia, con un'offerta di 447.500 euro. Si partiva da quasi 4 milioni e mezzo. Sul futuro della struttura però ancora non ci sono progetti noti. Chiudiamo con la questione medicina, numero chiuso. Abbiamo chiesto un parere al responsabile della facoltà di medicina dell'Università Politecnica delle Marche, il preside Silvestrini. Ecco il suo pensiero. Noi abbiamo anche delle proiezioni sulla reale necessità nei prossimi anni, per esempio i dati che ci vengono dalle organizzazioni, delle federazioni dei medici, degli ordini dei medici, ci dicono che tra
10 anni, quando più o meno i medici che prenderanno, che saranno specialisti, quelli che entrerebbero da quest'anno nella facoltà, soltanto 7.000 medici è prevedibile che vadano in pensione, almeno nel Servizio Sanitario Nazionale. Quindi, insomma, ecco, questo è un motivo che dovrebbe farci riflettere sulla reale necessità di aprire indiscriminatamente. Di fronte a un fabbisogno di 7.000 medici, dal 2025 sarà abolito il numero chiuso nel primo semestre delle facoltà di medicina. Non si parlerà più quindi di un test d'ingresso, ma la selezione avverrà alla fine dei primi 6 mesi attraverso una graduatoria nazionale che sarà stilata sui crediti formativi ottenuti e sul superamento di esami specifici. Non solo, i posti disponibili aumenteranno e dovrebbero essere 25.000 circa, ma il disegno di legge delega approvato dal Parlamento non convince università e presidi delle facoltà italiane. Il primo problema è quello che le facoltà sono tarate per accogliere un certo numero di studenti. Faccio un esempio: la nostra facoltà di medicina dell'Università Politecnica delle Marche in questo momento accoglie 410 matricole. Se i numeri attuali venissero rispettati, quindi l'ingresso di uno studente su 3 che accedono al test, noi ci troveremo qui a gestire più di 1.000 studenti e ovviamente non avremmo una possibilità recettiva per permettere loro di frequentare in sicurezza le lezioni. Questo è il pensiero del preside Silvestrini, con il quale ci fermiamo. Vi lasciamo alla sintesi della nostra rassegna stampa. Di nuovo buona domenica.